Siamo qui con Salvatore Amato, buongiorno Salvatore. Buongiorno. Il dottor Amato è il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, nonché un componente storico del Comitato Centrale della Federazione. Con lui vorremmo dialogare su una cosa, visto i suoi impegni di rappresentanza a livello internazionale, ordinistica e della professione medica. Siamo qui a Fiuggi per la conferenza nazionale della professione sanitaria e proprio la professione medica italiana, ha un grandissimo rilievo all'interno delle organizzazioni internazionali. Dottor Amate, cosa possiamo dire, cosa possiamo approfondire di questo aspetto? Ma sicuramente quello che è stato un progetto adesso è diventato un fatto reale. L'Italia viene guardata e si posiziona al centro del bacino del Mediterraneo, l'Italia medica, o ancora meglio appunto l'Italia sanitaria nel senso generale, ma ancor più medica, come punto di riferimento. Recentemente c'è stato ad Amman il secondo incontro del COMEM, la sigla della conferenza permanente degli ordini dei medici euro-mediterranei, e all'Italia è stata riconosciuta non solo una leadership storica perché ha avuto l'idea, ma anche una leadership di guida per quanto riguarda la sanità di derivazione latina, non tanto anglosassone, latina del bacino del Mediterraneo. Uno degli argomenti che più di tutti interessa i medici dell'Euro-Mediterraneo, in questo intendo dalla Grecia fino al Portogallo e dal Marocco fino al Libano, oggi fino al Libano, uno degli argomenti è il rischio clinico. Sappiamo bene che il rischio clinico è ormai diventato una questione della politica sanitaria, non solo dei medici ma anche del mondo governativo. Ebbene, i medici di questi paesi ci guardano e stanno traendo spunto e hanno richiesto, è stata formalizzata in questi giorni una richiesta al Presidente della Federazione da fare guida proprio sul rischio clinico per quella che è la sanità dell'Euro-Mediterraneo. Ecco, il lavoro a cui lei, dottor Amato, si sta riferendo non è un lavoro di questi ultimi mesi, è un lavoro che è iniziato anni fa, è un lavoro che è partito e è passato perlomeno attraverso un convegno a Palermo. Può farci un pochettino di storia di questo dialogo, di questa collaborazione? In realtà il COMEM nasce dalla costola di un organismo europeo che è il GIPEF. Il GIPEF è un organismo che vede raccolti attorno a un tavolo i paesi, o perlomeno gli ordini dei medici dei paesi europei si affacciano sul Mediterraneo. Esattamente 3 anni fa, in un'occasione del GIPEF a Palermo, ebbi modo di invitare, allora presiedevo appunto non solo l'ordine ma anche la conferenza del GIPEF, ebbi modo di invitare i 3 paesi maghrebini che si affacciano al Mediterraneo a questa conferenza come uditori. Ne rimasero entusiasti e da lì a poco questa combriccola è aumentata fino al punto che adesso siamo circa 16 componenti. Addirittura quest'anno si sono aggregati anche paesi arabi tipo il Qatar, il Bahrain, lo stesso Sudan, che non si affaccia sul Mediterraneo, e quindi l'interesse è notevole. Ci sono stati parecchi passaggi, una conferenza a Genova, a Valencia, ad Algeri, ad Amman, a Roma, e si approderà a novembre anche a Venezia. A Venezia si tratterà un altro argomento, che è l'argomento di una formazione comune euro-mediterranea. Poc'anzi accennavo un po' a quella che è la storia, la cultura medica, lasciando stare Ippocrate e così via, ma insomma il medico mediterraneo ha a che fare con cittadini, popoli, pazienti, chiamiamoli come vogliamo, che hanno una cultura ben differente da quella anglosassone. E probabilmente, senza volere una contrapposizione, noi in questo momento cerchiamo una nostra identità, cioè la riaffermazione di un'identità latina o euro-latina, o di derivata, chiamiamola come vogliamo, ma sicuramente mediterranea, che passi attraverso una formazione e anche attraverso un'analisi di quelli che sono i problemi del Mediterraneo. Devo aggiungere
e devo ringraziare a questo punto anche il Presidente della Federazione Italiana e il riconoscimento agli altri presidenti, che anni fa si è costituito un ente, chiamiamolo così, la Regione Siciliana ha voluto così l'Osservatorio del Mediterraneo per le problematiche sanitarie, riconoscendo all'Ordine dei Medici di Palermo la presidenza, mentre gli altri assessorati alla sanità, mentre gli altri assessorati, tra cui anche la sanità, ma anche quello dei lavori pubblici, dell'istruzione, sono afferenti a questo osservatorio, e che in qualche modo è il braccio destro, il braccio operativo, sia della, viene riconosciuta sia della conferenza euromediterranea che dello stesso GIPEF. L'interesse è grande, siamo osservati speciali, non solo dalla politica ma dal mondo intero, e la presenza al Comem e l'adesione anche del Belgio, che non si affaccia al Mediterraneo ma che occupa un ruolo strategico nella quella che è la politica europea, credo che la dica lunga.